Nel 1967, degli operatori di alcuni laboratori in Germania e nell'ex Jugoslavia hanno contratto un nuovo tipo di febbre emorragica da cercopitechi verdi africani importati per la ricerca. I sintomi sono iniziati con mal di testa, febbre ed eruzioni cutanee sul busto e sono progrediti fino a disfunzioni multiorgano e massiccia emorragia interna. Non esiste una cura e gli ultimi casi sono stati segnalati in Guinea nel 2021. Si chiama febbre emorragica di Marburg ed è una malattia virale causata da un virus indigeno dell'Africa, molto simile a quello dell'Ebola. In entrambi i casi si tratta di agenti patogeni estremamente aggressivi che danno luogo a una malattia dalle conseguenze drammatiche e con un alto tasso di fatalità. The Ministry of Health of Guinea informed WHO of a case of Marburg virus disease. Secondo l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, le ricerche effettuate finora hanno escluso che gli esseri umani siano parte del ciclo naturale del virus e quindi il contagio avverrebbe per contatto casuale con altri animali infetti. Tuttavia, gli studi svolti fino ad oggi non hanno permesso di identificare quale animale sia il serbatoio naturale della malattia. Una notte, tre uomini armati di macete sono entrati in un orfanotrofio africano e un uomo, per difenderlo, ha preso un martello per combatterli tutti e tre contemporaneamente. Anthony Omari, custode della Casa per Bambini Faraya, nelle due notti precedenti era riuscito a mandare via degli intrusi inseguendoli con un martello e colpendone uno durante la fuga. La notte successiva, i tre ladri tornano. Quando Omari si sveglia di soprassalto, trova davanti a sé i tre energumeni armati di macete. A quel punto capisce di dover agire velocemente. È in questo momento che viene attaccato e colpito in faccia con il macete. Con il viso coperto di sangue, si avventa sugli assalitori, mettendoli in fuga. La storia, condivisa per la prima volta su Reddit, ha contribuito a raccogliere $83.000 per l'orfanotrofio. In Canada c'era una lega semiprofessionale femminile di lotta con i cuscini. Le combattenti si colpivano a vicenda con cuscini abbastanza duri da infliggere tagli, graffi e lividi. Ma è noto che si sono verificate lesioni più gravi come commozioni cerebrali, occhi neri, labbra spaccate, denti persi, muscoli strappati e reni contusi. La Lega è nata da un paio di eventi dal vivo tenuti da artisti da una compagnia di burlesque canadese alla vigilia di Capodanno 2004 e 2005. Gli eventi che sono seguiti nel 2006 hanno lanciato la nuova serie di eventi sponsorizzata dalla Lega, incentrata principalmente sugli incontri di combattimento con i cuscini. Nel 2007 vennero acquistati i diritti televisivi, tuttavia la Lega cessò la sua attività solamente 4 anni dopo. Nel 1954, l'ingegnere missilistico sovietico Sergei Korolev non riuscì a ottenere finanziamenti per perseguire un programma spaziale. Quindi diffuse una notizia falsa sostenendo che la Russia avrebbe lanciato un satellite. Gli Stati Uniti risposero che ne avrebbe lanciato uno anche loro. I sovietici a quel punto accettarono di finanziare il programma. Dopo svariate prove di lancio, Korolev convinse la commissione statale a usare il missile R-7 per il lancio del satellite artificiale PS-1, presto ribattezzato Sputnik 1. On October the 4th, 1957, while the Americans were still finalizing their plans, Sputnik was launched. Il 4 ottobre 1957 venne effettuato il lancio del missile R-7 modificato per il rilascio del satellite.
6 minuti dopo il lancio, lo Sputnik 1 venne eiettato dal razzo e divenne il primo satellite artificiale della storia. Successivamente, saranno sempre sovietici a mandare nello spazio il primo mammifero, la cagnolina Laika, e il 12 aprile 1961 il primo uomo nello spazio, Yuri Gagarin. Ciò spinse gli statunitensi ad accelerare il proprio programma spaziale, dato che in quegli anni l'Unione Sovietica disponeva sia dei mezzi sia delle tecnologie necessarie per portare in orbita testate nucleari. Negli anni 60, un'epidemia di rabbia ha colpito le volpi in Svizzera. Il governo voleva vaccinare le volpi contro la rabbia, ma ha trovato difficile e costoso somministrare i vaccini a mano. Dunque, hanno iniziato a far cadere teste di pollo vaccinate in campagna, affinché le volpi le mangiassero. Ha funzionato e la rabbia è scomparsa. L'ultimo caso endemico di rabbia è stato diagnosticato nel 1996, dopo un adattamento della strategia vaccinale. Vennero diagnosticati un totale di 17.109 casi di rabbia, di cui il 73% nelle volpi e il 14% negli animali domestici. Per eliminare la rabbia, sul campo sono state distribuite, per lo più a mano, un totale di 2,8 milioni di esche contenenti un virus vivo modificato. Nel 1955, 2 anni dopo il lancio di Playboy, Hugh Hefner, il suo fondatore, prese l'audace decisione di pubblicare un racconto intitolato The Crooked Man, su un futuro distopico in cui l'omosessualità era la norma, l'eterosessualità era bandita e la folla contraria agli eterosessuali marciava per le strade. La storia era stata precedentemente rifiutata da Esquire e causò una tempesta di polemiche dopo essere stata pubblicata. Hefner rispose: «Se è sbagliato perseguitare gli eterosessuali in una società omosessuale, allora è sbagliato anche il contrario». Hefner, scomparso nel 2017 a 91 anni, è stato spesso al centro di scandali, veri o falsi che siano. Esistono voci le quali sostengono che avrebbe avuto un rapporto con il cane della ex modella e playmate Sandra Theodore e avrebbe chiesto anche alle sue conigliette di farlo con la creatura a quattro zampe. Cosa ne pensi di questi fatti? Se vuoi ascoltarne altri, iscriviti al canale, attiva le notifiche e metti un like. Ti aspetto anche su Instagram. Nel frattempo, mantieni accesa la tua fiamma.